Ciao ragazzi, come state? Sono sempre immerso nel traffico milanese e volevo approfittarne per fare un video, visto che ho ricevuto un paio di mail di alcuni ragazzi che, vabbè, innanzitutto vi ringrazio perché sto ricevendo tante email per quanto riguarda i complimenti e quindi ricordatevi che io senza di voi non ci potrei essere. Però vabbè. Questa è un'altra storia. Allora, ho ricevuto due mail che mi hanno molto colpito di due ragazzi. Uno che mi chiedeva alcuni aspetti sul come difendersi dalla vita. E molto interessante. E un'altra persona invece mi chiedeva su come difendersi dalle persone più vicine, no? Dai genitori, dai familiari che molto spesso ci attaccano, ma non a livello fisico, a livello emotivo, a livello. Allora volevo fare questo video dove voglio spiegare la vera essenza delle arti marziali, perché quello che sono le arti marziali, no? Del dio della guerra. L'arte marziale rende la persona un artista del combattimento. Il combattimento è un continuo battere della mente e quindi non c'è nulla di fisico. Poi il combattimento fisico è un'altra cosa, ma quello è l'estrema ratio. Quando la mente non riesce più a combattere a livello appunto mentale, subentra poi quello che è il fisico. Rispondo a tutte e due questi ragazzi qua. Allora. Quindi, come difendersi dalla vita e come difendersi dalle persone più care? Allora, come difendersi dalla vita? Non c'è bisogno di difendersi dalla vita, perché se le cose vanno come devono, come vanno, vuol dire che devono andare così. Le persone non accettano tante volte come vanno le cose, ma quella è una cosa mentale, ma non siamo così grandi e non siamo nessuno per far sì che l'universo faccia andare le cose come le pensiamo noi. Vediamo se riesco a farmi capire e guidare nello stesso tempo. Ci sono delle leggi universali. Gli antichi greci, gli antichi romani sapevano molto bene queste cose qua. Poi nella società di adesso si è andato un po' a perdere anche perché abbiamo molte distrazioni. Allora, difendersi dalla vita non c'è bisogno di difendersi dalla vita, la vita è un gioco e va vissuta giocando. Quello che rende la vita un combattimento è appunto la mente, cosa pensano gli altri, cosa faccio, cosa non faccio, è giusto fare così, menate, seghe mentali e tutte queste cose qua. Ci sono delle leggi, una di queste è che tutti i problemi che abbiamo nella vita vengono alla luce. Perché dobbiamo capire alcune cose e nessun problema non può essere risolto, cioè questo è fondamentale. Una volta che sono immerso nel problema, familiare o no, di lavoro, di relazione d'amore, so esattamente che quella cosa lì mi è arrivata perché devo capire alcune cose e so, o meglio, inconsapevolmente, quel problema lo posso risolvere, perché se mi è arrivato quel problema vuol dire che lo posso risolvere. L'universo non vi metterà mai davanti a un problema che non potete risolvere. Più avete una coscienza alta, più il problema è alto. Io ci sono alcuni problemi che ho risolto, conosco alcune persone che hanno avuto problemi molto più grandi di me, dei problemi che ho avuto io. Perché? Perché loro, parlandoci, poi ho scoperto che sono delle persone che hanno una coscienza molto molto alta. Quindi non c'è bisogno di essere un maestro di arti marziali, cioè si è sempre allievi. Quindi quello che vi dico è come affrontare la vita. La vita è un gioco, bisogna affrontarla giocando. Questo non vuol dire che bisogna prendere le cose a livello superficiale, attenzione. Però bisogna prendere le cose per come vengono. Lo so che immersi nel problema non è facile. Io quando sono immerso nel problema, sono stato anche per anni, alcuni problemi sentimentali, familiari, li abbiamo tutti. Non è facile. Bisogna un attimino cambiare punto di visione e allargare la visuale. Queste sono arti marziali.
i maestri insegnano anche questo. Io col mio maestro, quando vado a Hong Kong, ormai parliamo. Quando mi ricordo, quando gli chiedo, ma Sifu, ti faccio vedere la Biuji, ti faccio vedere le forme, mi fa le forme. Ma quelle le sai già fare. Fammi vedere, fammi capire se tu hai capito questa cosa. E mi fa delle domande. Quindi, perché porsi il problema di affrontare la vita combattendo? Se tu affronti già la vita combattendo, vuol dire che già parti da un presupposto di combattimento, e questo non va bene. Quindi questa è la mia risposta. So che potrebbe sembrare banale, ma è così. La seconda invece è... la risposta è come difendersi dalle persone più care. Ahimè, le persone più care ci attaccano anche senza volerlo su dei pulsanti, la famosa camera dei bottoni, su dei pulsanti che a noi scottano. Sono persone vicine che ci conoscono e quindi sanno dove toccarci. Inconsapevolmente o inconsapevolmente lo fanno, molto spesso lo fanno in maniera consapevolmente. Poi le dinamiche di famiglia non sono così chiare. Ogni famiglia ha la sua croce, no? Come si suol dire. Anche là bisogna cercare di comprendere un attimino quello che è la persona che ci attacca e perché lo fa. Molto spesso le persone ci attaccano perché hanno ricevuto degli attacchi loro, hanno ricevuto, io li chiamo i sacchetti di merda, no? Hanno ricevuto dei sacchetti di merda, e quindi quei sacchetti di merda che pesano li devono dare a un'altra persona. A chi li danno? A quello vicino, perché hanno problemi di autostima, non hanno, scusatemi se sono così, non volgare, ma anzi volgare, perché volgo è il parlare del popolo, per farmi capire da tutti, non hanno i coglioni, non hanno abbastanza palle e coglioni da parlare chiaro alle persone che gli lanciano sacchetti di merda. La persona che vi lancia sacchetti di merda, dovete dirgli, ascolta, questo sacchetto io non lo accetto, glielo dai a qualcun altro. Però in famiglia non è così semplice, perché poi si scaturiscono appunto delle liti familiari e succede un casino. È sempre un problema di autostima, è sempre un problema di controllo, di potere. Quindi quello che consiglio io è innanzitutto il parlare con le persone che vi stanno vicino, e quando vi dicono qualcosa che non vi va di dirlo, di dire guarda, io questa cosa qua mi ferisce, che tu mi dica questa cosa qua mi fa star male, e quindi non l'accetto. Tu puoi dire quello che vuoi, però io sono il padrone di accettare o no quello che tu mi stai dicendo. Non dovete per forza accettare tutto, non bisogna per forza perdonare, non bisogna per forza, voi siete liberi e siete padroni della vostra vita, della vostra mente, di quello che succede. E si sente molto spesso dire no, ma sai, devi perdonare. Ma il perdono si dà quando si è pronti. Non è detto che io debba perdonare una persona, cioè le dinamiche sono vaste. Quindi il secondo consiglio che do è, non voglio dilungarmi tanto, il secondo consiglio che do è parlarvi e dire guarda, questa cosa mi dà fastidio, non l'accetto, e sorridere. Ragazzi, dovete sorridere, perché la vita è breve. Io ricevo delle mail, dei messaggi anche su Instagram, ma come fai? Come non fai? Cosa mangi? Come ti alleni? Ma ragazzi, ma ognuno è libero di fare, non dovete guardare me. Faccio una vita più disordinata di tutti. Mi dite come sei equilibrato, come sei qui, come sei lì, ma voi avete una visione che non è la mia. E quindi voi dovete avere una vostra visione della vita. Non dovete ascoltare nessuno, cazzo, ma neanche me. Questo è importante. Poi mi fate morire da ridere. Io adesso sul canale YouTube ho intrapreso una carriera come attore, mi hanno notato, e io nel cinema voglio portare le arti marziali come mai nessuno in Italia le ha portate. Ce la farò, lo so. E questo cambiamento fa paura, no, ad alcuni miei allievi. Infatti vedo che quando metto un filmato o un video dove spiego come difendersi contro un pugno, tutti che lo guardano. Metto il backstage dell'intervista, cose molto importanti sul sociale, sui senza tetto, le arti marziali, come affrontare la vita, cioè tematiche sociali pesanti, no? E là nessuno le vede, proprio quelle dovete vedere. Vabbè,
Comunque, quest'ultimo era un mio piccolo sfogo. Anche i maestri si sfogano, poi maestro. Chiamano maestri. Io ho conosciuto veramente tanti maestri, quelli sono maestri. Il Cine era un maestro, io ho l'ispirazione a diventarlo, poi si vedrà. Va bene, traffico finito, sono in tangenziale. Ritorno a Silent Hill, perché dove abito è praticamente, a Milano c'era il sole, in periferia c'è la nebbia, sto addentrando nella nebbia. Vabbè ragazzi, tenetemi sott'occhio, seguitemi su Instagram e su qua, sul canale YouTube, così sapete tutte le novità. Ciao, un bacio e un abbraccio.